Ciao a tutti, oggi prepareremo l'orada all'acqua pazza. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono orada, pomodori tagliati a pezzetti, acqua, olio, sale, aglio, vino bianco, prezzemolo, pepe e patate. I quantitativi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.com. Punti T. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo subito mettendo nel boccale il prezzemolo e l'aglio e andiamo a tritare per 5 secondi a velocità 8. Adesso mettiamo da parte metà di questo trito e il resto lo lasciamo nel boccale. Adesso andiamo a insaporire il trito, mettiamo l'olio, ne mettiamo una parte. E andiamo a insaporire per 3 minuti 120 gradi antiorario, velocità 1. Adesso interrompiamo la cottura e andiamo ad aggiungere i nostri pomodorini. Proseguiamo la cottura riportandola a 3 minuti, sempre 120 gradi, antiorario, velocità 1. Adesso andiamo a sfumare il vino, mettiamo il vino dal foro nel coperchio. Senza il misurino facciamo sfumare per 3 minuti 120 gradi, antiorario, velocità 1. Adesso mettiamo da parte il nostro sughetto. Adesso andiamo a mettere l'acqua all'interno del boccale che ci servirà per la cottura. Andiamo a posizionare il coperchio sul quale andremo a mettere il varoma e all'interno le nostre patate. Adesso andremo a condire la nostra orada che avremmo posizionato sul vassoio del varoma e prima abbiamo messo un foglio di carta da forno bagnata e strizzata. Noi ne abbiamo messa una di orada, ma il vassoio del varoma riesce a contenerne sino a due. Quindi andiamo un po' a salare anche all'interno del nostro pesce. Mettiamo un poco di pepe e una parte del trito. E adesso andiamo a mettere anche una parte del nostro sughetto. Adesso andiamo a posizionare il vassoio del varoma sul varoma, chiudiamo il coperchio del varoma e andiamo a cucinare per 25 minuti a
temperatura varoma, velocità 1. Bene, la nostra orada è pronta, andiamola a mettere momentaneamente da parte. E andiamo a svuotare il boccale nel quale faremo il nostro sughetto. Dopo aver svuotato il boccale, andiamo a prendere il sughetto che era nel vassoio del varoma e lo trasferiamo all'interno del boccale. Aggiungiamo il resto dell'olio. Il resto del trito di prezzemolo e aglio. E un'altra parte del sughetto che avevamo preparato prima. E andiamo a emulsionare il tutto per 10 secondi a velocità 4. Il nostro sugo è pronto, andiamo a impiattare. Orada all'acqua pazza. Grazie e alla prossima ricetta.